Vi invito a leggere, lo avete segnato qui, il testo di Matteo 5, 1-12. Ci fermiamo oggi a meditare in particolare il versetto 3 delle Beatitudini. Quel versetto nel quale Gesù dice: beati i mendicanti in quanto allo spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Sorelle e fratelli, la prima parola, forse la prima parola, come dire, non nei termini, diciamo, di un riferimento al nostro testo, ma la prima parola ideale che Gesù pronuncia è una parola di beatitudine. Beati, dice, a chi ascolta l'Evangelo, perché chi ascolta l'Evangelo è grandemente felice, è beato. Beati voi, è una dichiarazione. Il sermone sul monte comincia non con un elenco di doveri, ma con una dichiarazione di felicità. Una felicità che, come vedremo, viene donata da Dio quando crediamo nell'apparente insensatezza dei doni dell'Evangelo e credendo ce li lasciamo dare, ce li lasciamo comunicare dal Signore. Beati voi, felici adesso, non felici domani, non felici in paradiso e nemmeno in una società giusta che si deve realizzare. Felici adesso, in mezzo alla tempesta, in mezzo a mille tribolazioni. Vedete, quando ascoltiamo le beatitudini, è facile pensare che siano una sorta di contrappasso. Oggi sei giù, ma domani sarai portato in alto. Vedete, in passato addirittura si insegnava questo. Si insegnava che le beatitudini fossero state pronunciate da Gesù per indurci ad accettare pazientemente ogni male della vita, perché nell'altra Dio avrebbe riscattato le sofferenze umane, donando una smisurata felicità. In pratica si insegnava la rassegnazione nell'oggi per guadagnarsi un domani migliore. Eppure Gesù dice: beati voi quando sarete affamati ed assetati, beati voi quando sarete perseguitati, quando vi odieranno e vi malediranno, beati voi quando piangerete, quando sarete afflitti. Ma Dio non vuole la fame e la sete, Dio non vuole la tristezza, l'afflizione, Dio non vuole, in poche parole, che l'uomo faccia del male al proprio simile, togliendogli l'acqua, il pane, facendolo piangere, minacciandolo nella propria integrità psicofisica. Le beatitudini non fotografano la realtà per lasciarla così com'è, ma vogliono cambiarla. Per questo, sorelle e fratelli, non so se ci avete mai notato, immediatamente dopo le beatitudini seguono i cosiddetti guai, che dicono: guai a voi ricchi, guai a voi che ora ridete, guai a voi che ora siete sazi. Perché? Perché il vostro riso, la vostra sazietà, la vostra ricchezza significano il pianto del più debole, la povertà di chi è misero, la disperazione di chi non ha nessuno sbocco nella vita. E quanto sia vero questo lo capiamo chiaramente oggi. Il male dei molti spesso deriva dal troppo bene dei pochi. E allora Dio prende parte a questo dramma umano, si schiera dalla parte dei deboli e dei perseguitati, dei sofferenti che sono beati non perché il pianto sia bello, non perché il dolore sia una sorta di riscatto dal peccato, ma perché costoro hanno Dio di fianco,
I poveri, gli ultimi, sono beati perché Dio sta con loro. Certo, non Dio non disdegna di stare anche con ricco, anche con l'uomo e la donna di successo, anche con chi sorride, Dio è presente ed è padre e madre. Ma soprattutto Dio si mette dalla parte di chi ha bisogno di essere soccorso, liberato, aiutato. Beati voi adesso, perché hanno Dio come difensore, un Dio che protegge, che libera, che fa giustizia oggi. E allora, che cosa sono le beatitudini? Un auspicio per il futuro? Assolutamente no. E nemmeno, se volete, una promessa. Le beatitudini non sono nemmeno, se guardiamo bene, una promessa, ma sono una rivelazione dell'esistente. Sono uno squarcio attraverso il quale noi possiamo per un attimo vedere in profondità la vita, la nostra esistenza, e se volete scandalizzarci anche un pochettino. Ma com'è possibile che possano essere felici chi è triste? Com'è possibile che possa essere felice chi è povero? Com'è possibile che Gesù dica una parola di questo tipo? Eppure Gesù la dice: beati i mendicanti in quanto allo spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, noi siamo abituati di solito a leggere questo testo con l'espressione beati i poveri in spirito. È questa l'espressione che conosciamo. E immediatamente pensiamo che i poveri di spirito siano i sempliciotti, quelli a cui si può dare una pacca sulla spalla e dire: dai, tranquillo, Dio ti aiuta, il Signore ti vuole bene. Ma in realtà il termine povero allude a quei mendicanti che ai tempi di Gesù erano piegati agli angoli delle strade. I mendicanti sono uomini e donne spezzati dalla vita, che guardano il mondo dal basso. Quelli che negli angoli delle strade tendono la mano ed implorano e dicono: aiutami. E così tendono la mano anche a Dio e gli dicono: Dio mio, abbi pietà di me, soccorrimi. Allora, i poveri in spirito sono appunto i mendicanti dello spirito, cioè coloro che nel loro atteggiamento sono in un certo senso costretti a rivelare il loro stato di umiltà e ad implorare. Gesù dice: questa è la condizione essenziale per cogliere la beatitudine del regno dei cieli, per cogliere tutto il senso delle beatitudini del testo di Matteo che abbiamo letto. Gesù dice qualcosa di forte, sorelle e fratelli, che tocca tutti noi. È come se dicesse: guarda, tu che stai in piedi sulle tue proprie gambe, che stai dritto e sicuro, tu che puoi ancora dominare dall'alto la tua vita e non conosci il peso della sconfitta, della miseria più estrema, addirittura del fallimento, non puoi ricevere la beatitudine di Dio. E io lo dico, e insieme a voi, come dire, resto stupito. L'Evangelo non ci dice nulla di ragionevole. L'Evangelo non ci dice nulla di familiare e di accomodante. Per questo è lieta notizia, perché, ripeto, è una rivelazione della realtà, è uno squarcio, capovolge il senso comune del nostro rapportarci a Dio, alla realtà, a noi stessi, all'altro, ci obbliga a prendere, ad assumere un diverso punto di vista. Già questa è la beatitudine, cambiare sguardo. Cambiare punto di vista è, per cominciare, la beatitudine fondamentale. E allora rendiamoci conto, i beati, i poveri beati, non sono quelli che, come accade nelle nostre chiese, portano avanti una riflessione, stiamo sempre a riflettere, non sono quelli che fanno bei discorsi teologici, non sono quelli che predicano, non sono nemmeno quelli che hanno creduto in Dio e forse gli hanno ritagliato un posto d'onore tra le cose importanti della loro vita,
però una vita che rimane sicura, che rimane saldamente nelle loro mani. I mendicanti dello spirito sono quelli che non possono fare altro che guardare alla terra, perché sono piegati. Non possono fare altro che guardare alla loro condizione di miseria e tendere la mano verso l'alto per implorare. Nel cristianesimo c'è sempre stato un grande fascino verso la povertà. Migliaia di credenti nella storia hanno fatto addirittura voto di povertà, talvolta una povertà assoluta e radicale. Ma questa povertà di cui parla di Gesù nella beatitudine è una povertà che è più, come dire, più reale della povertà che si conosce scegliendo la povertà. Perché la povertà, dice Gesù, è una condizione, non è una scelta. Se scegli la povertà, vuol dire che hai ancora una possibilità di scegliere. E se hai una possibilità di scegliere, hai ancora qualcosa. Quindi non sei povero, sei ancora ricco. Ricco di un riferimento a te stesso che è vincolante più che un riferimento a Dio e alla fede, all'ubbidienza e all'abbandono nelle sue mani. Chi sono allora i ricchi, i poveri di cui parla Gesù? Sono i suoi discepoli che non hanno scelto Gesù, ma sono stati scelti. Siamo noi quando sentiamo nel nostro cuore che Dio ci ama così come siamo e che Dio è pronto sempre a risceglierci continuamente e sempre ci viene incontro, è sempre disposto a parlarci. Ciò non lo determiniamo noi, è la sua grazia, è la sua bontà, è la sua misericordia. Chi sono i poveri? Erano i discepoli di Gesù che non avevano altro che Gesù. E quel Gesù dove li ha portati? Li ha portati, lui povero, più povero di tutti, li ha portati non nella vittoria, ma nella sconfitta. Li ha fatti scendere più in basso non si può, cioè fino al momento della croce. Cosa hanno vissuto i discepoli? Hanno vissuto la sensazione di aver perso tutto. Hanno lasciato casa, famiglia, i loro beni, i loro possedimenti, le loro certezze, le loro sicurezze e a un certo punto hanno perso anche Gesù, perché a un certo punto non hanno capito più niente. Ma come? Gesù ci aveva promesso, aveva detto che avrebbe fatto, eppure è finito così malamente su una croce. La storia di chi è povero si interrompe davanti a una tomba vuota, al fallimento. Non c'è un oltre. Vedete, proprio quando hanno perso tutto, Gesù dice, hanno trovato la beatitudine del regno dei cieli. Di essi è il regno dei cieli. Perché? Perché hanno trovato Gesù. Allora la rivelazione della beatitudine di oggi, che ci dice? La felicità del regno, che è la vera felicità, la si trova dove nessuno la cercherebbe. La cerchiamo in mille modi, ma non la cerchiamo dov'è. Il regno dei cieli, con la sua felicità, è di chi non ha veramente nulla, ma proprio per questo sa guardare in basso verso Dio, sa implorarlo e sa appartenergli. Ecco, sorelle e fratelli, cara sorella, caro fratello, questa è la tua condizione di discepolo di Gesù, la porta stretta, strettissima, attraverso la quale non puoi portare nulla, né la sicurezza di quello che sai, né il lusso del dubbio, perché a volte il dubbio è anche un lusso, e nemmeno le speranze che avevi. La felicità sta nell'essere gettati spogli da ogni appiglio nelle mani di Dio. La felicità del regno è quella di non avere nient'altro che Dio. Soltanto così il regno di Dio può appartenerti. Questo dice Gesù. E allora, mendicanti in quanto allo Spirito, che cosa può volere per noi per cominciare a riflettere? Può voler dire
essere consapevoli innanzitutto della nostra estrema debolezza, del nostro estremo bisogno di aiuto, consapevoli del fatto che ciò che è essenziale e vitale per noi, la felicità, la nostra piena realizzazione, la nostra soddisfazione, il nostro bene, non è una realtà spirituale che ci possiamo dare da soli, ma abbiamo bisogno di lasciarcela dare da Dio. Abbiamo bisogno dunque di mendicare a Dio quelle ricchezze che non possediamo, ma per fare ciò dobbiamo cogliere il nostro limite. Il dramma, un inciso veloce, il dramma dei farisei di fronte a Gesù non è quello di essere dei cattivi credenti, loro sono degli ottimi credenti, ma sono credenti che hanno perso il senso del loro limite, cioè hanno perso il senso del fatto che la giustificazione comincia quando si sente il bisogno di Dio. Ma se io non ho bisogno di Dio, non lo cercherò, non aprirò il mio cuore, o meglio, non sarò disposto a che Dio apra il mio cuore e rimarrò così come sono. Questo è il messaggio della beatitudine, di chi mendica, di chi è mendicante nello spirito. Beati coloro che cercano Dio con tutto il loro cuore, che non fanno di loro stessi il termine, la misura del loro bene, e sazi delle proprie possibilità, sono chiusi, ma dicono come il salmista: io ti cerco come terra arida senza acqua. Questa è la beatitudine, essere terra arida senza acqua. Allora, sorelle e fratelli, e vado a chiudere, il nostro bisogno innanzitutto è quello probabilmente di essere spogliati. Io parlo di me, guardandomi allo specchio dico: beh, di fronte alla beatitudine di Gesù c'è tutto da rifare. Mi viene in mente tutta la critica che Kierkegaard faceva al cristianesimo ben inserito nella società. Beh, è facile predicare l'Evangelo quando io ho uno stipendio, quando io ho una certezza, una tranquillità. Altra cosa è vivere dell'Evangelo. E potrebbe ognuno di voi farsi una propria considerazione autocritica. Qui comincia l'ascolto della parola di Gesù. Voglio darvi alcuni esempi di cosa significa ascoltare la parola di Gesù che ci dice: spogliati per essere rivestito di Cristo. Ad esempio, noi vogliamo e amiamo apparire ed essere onorati, e Gesù ci dice: quando vai ad un pranzo, non metterti accanto al capotavola, mettiti nell'ultimo posto, impara l'umiltà e la semplicità, perché Dio è la tua ricchezza, Dio è la tua gloria. Noi per esempio potremmo desiderare di apparire religiosi agli occhi degli altri ed essere lodati. Gesù ci dice: non pregare in pubblico, ma nel segreto della tua cameretta, dove Dio ti vede e ti ascolta, perché Dio è la tua unica ricchezza, il tuo unico vanto. Noi amiamo ricevere piuttosto che dare, e Gesù ci dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, perché Dio è la tua ricchezza e il tuo bene. Lui ti ha dato ogni cosa senza chiederti nulla. E potremmo dire: noi amiamo essere riconosciuti dagli altri e sentiamo il bisogno di ricevere un applauso per le cose che facciamo. E Gesù ci dice: no, no, beati voi quando sarete ingiustamente perseguitati a causa del servizio che voi rendete all'Evangelo. Questa è la beatitudine, dire: non mi interessa, ho Dio, ho solo Dio. È Lui che, ed è da Lui che io mi aspetto la parola: hai fatto bene, mio servitore, mi hai servito nelle piccole cose, ti darò grandi cose. Questa spogliazione è mettersi sulla strada dell'ascolto e della ricezione delle beatitudini. Diventiamo dunque mendicanti in quanto allo spirito. La beatitudine, la felicità, Gesù ce la vuole donare, e la nostra felicità è Dio soltanto, quel regno dei cieli che tu, caro fratello e cara sorella, trovi soltanto in basso, molto in basso. Amen.